mi devo sdraiare. Garibino. No. Allora, ciao giovani. Sono qua in posa d'antico romano perché non ci arrivo a farvi vedere la mia ultima creazione. In questo video vi faccio vedere come creare un tavolino da salotto o da quello che volete voi. Se siete giapponesi magari vi abbassate, vi ginocchiate, mangiate, perché è bassissimo. È un tavolino con un bancale, quindi un tavolino con oggetti da recupero, un po' un catassù, diciamo. Penso di aprire una marca di mobili, mobilificio catassù, perché ho in mente di fare altre cose con oggetti di recupero. È una cosa che ho sempre avuto, insomma, finalmente mi sono messo dietro, a farli. E questo è il risultato del primo esperimento di fai da te, insomma, la fumi, fai da te, fai, insomma. E seguendo i miei consigli, che poi sono quelli che trovate su internet, fate come ho fatto io, però magari con i miei consigli riuscite a fare qualcosa di più, qualcosa di meno, riuscite anche a sbagliare. Comunque, a voi il video e a voi le foto. Ciao! Oh, ciao! Allora, è estate ed è tempo di sistemare la casa, tipo di imbiancare, di fare tutte quelle cagate lì, no? Però, visto che voglio fare qualcosa di più, guardo tutta la telecamera, visto che voglio fare qualcosa di più, farò un tavolino con un pallet. C'è una casa mia, c'è un cantiere. E lì buttano tutti i pallet, visto che ne ho visto uno bello, uno interessante, andiamo a prenderlo, va. Mi sembra buono. Allora come tutti i video mi tutelo dicendo che sto improvvisando, quindi se viene su una cagata, ecco, spero che sappiate fare meglio di me, ok? Dunque, per prima cosa sì, tiro via tutti i chiodi in eccesso, qua, tutti i chiodi in eccesso, per poi dopo passare alla levigatura, alla levigatura del legno, per renderlo più bello. Questo ricordo che è un pallet EPAL, è pesantissimo, sarà non so quanti chili. Poi il tutto verrà fissato con 1, 2, 3, questo è 4 ruotone preso al brico, perché sennò resterebbe troppo basso e sarebbe una mazzata da spostare. Questo su quale è quella piastra, quindi che appunto che posso girare. Non hanno i freni però queste qua. Quindi, adesso, insomma, a lavorare. Aspetta, vediamo un po' se riesco a zoomare. Qui ci sono delle spinette. Aspetta che prendo la pence. Così. Delle graffette. Se avete un martello, se non usate questa, fate leva e poi strappate via tutto, senza dare problemi alle balle come ho fatto io. Okay. Quello che deve rendere il pallet praticamente è l'effetto consumato, insomma, anche per questo qua riprendo un po' lo shabby style, insomma quel tipo di arredamento fatto con bancali e i legni di recupero. È molto carino come
come cazzo si chiama? Come questi, questi sono dei chiodi che spuntano e spurgono, certo. C'è una cipollatura. Poi andiamo di incollarla. Ok, adesso gratto un attimino qua. Dove siete qua? L'ho gratto un attimino con l'80 per pulirlo, così come gratterò questo. Pulisco sia lo scasso qua. Queste cose qua mi fanno schifo, cioè, nel senso, con la colla non è che sia una meraviglia, però poi verrà, come si chiama, levigato e buona. Importante comunque aver tappato il busto. L'altro passaggio, uno degli altri passaggi da fare, è quello praticamente di... come si chiama, inchiodare meglio questi chiodi, perché questi qua sono un pochettino fuori. Questo comunque, se avete questa piatta, perché ho questo, lo appoggio qui praticamente, il cacciavite lo appoggio sul martello, il cacciavite lo appoggio sopra il chiodo e praticamente vado giù un martello proprio per tenerlo alla pari col legno. Ecco qua, perfetto. Ok, gli altri sembrano a posto. Per non ledere alla sensibilità di nessuno, ho girato il bancale proprio per sistemarlo anche dietro. Più che altro appunto i chiodi che stanno per uscire. E anche tanto. Poi vabbè, parte dietro, sì, ok, vediamo un po'. Per non essere lì a fare usina, ecco. Bene, lì è tutto a posto. Si potrebbe anche passare alla depilazione, chiamiamola depilazione, tramite vibro. Adesso vediamo una soffiata con il compressore e poi puliamo un po' con l'alcol. Poi facciamo la verniciatura, ok? E vedete, è tutto storto perché sono in discesa. Allora, eccolo qua, questo è il colore che è un gel palisandro. Palisandro inizia.
qui, vedete, è stata coperta. Adesso vabbè, andremo a fare altre mani, ma la parte incollata è rimasta, cioè rimane marrone praticamente, rimane anche bella. È un bel colore questo. Allora, ho dato le ultime mani, anche la parte sotto, devo giusto rifinirla un po'. Vedete? Cioè vedete, spero che vediate, perché si vede il cazzo, insomma. E poi, come detto, dopo lo ripasso di là, qua posso dare anche una mano, non è un problema, basta che sia coperto. Dopo di qua ribalterò, farò un'altra mano, una volta asciutto ripasserò la carta abrasiva, più che altro nei punti dove si vede, cioè le punti esterni, vedete qua ad esempio devo rifinire qui, e poi qui mettiamo le rotelle, una volta finito logicamente tutto, poi valuteremo il fatto di metterci o un vetro o qualcosa, oppure di metterci anche un po' di trasparente per protezione. Per adesso smetto qua di filmare e ci riprendiamo dopo. Riprenderò dopo il film. Arrivato a questo punto, che ho finito praticamente il dipingere il bancale, l'ho gratto ancora, così almeno faccio l'effetto rovinato. A mano, almeno. Questi qua sono ancora dei delle sbavature, ecco, di vernice, quindi per tirarle via, io utilizzerò, e ho già utilizzato qua, una lametta, dov'è? La lametta. La lametta per far sì, mi sono salvato a svede, la lametta per far sì che questa sbavata qua, sbavatura, venga via, perché sta male. Praticamente senza calcare troppo, li faccio fare tipo da pialla, diciamo, no? Poi, come detto, non deve essere una cosa precisa, però anche se vedete invece sia il massimo della piallatura, anche perché ribadisco è una lama di un coltello, di un taglierino, un cutter, c'è meglio me che vorrei. Cioè, chiamatelo come volete. Ed eccoci, sono qui in fondo, ed eccoci all'ultima fase del progetto, ovvero l'avvitamento, sì, insomma, la messa a punto delle ruote. Poi il tavolino sarà pronto. Ok? Dovrebbe essere la parte forse più semplice, cioè comunque più sbrigativa, ma secondo me è la più rischiosa, perché forse perché alla fine, non lo so. Comunque, ok, qui abbiamo già posizionato la rotella qua, la ruota. Ora, con un bel pennarellino, innanzitutto la centriamo, e con un pennarello li facciamo i segni dove andranno i buchi. Quindi, una volta fatto i segni, prendiamo la sala, senza che roba di serial killer,
e il trapano e facciamo un foro, magari che non arrivi così. Facciamo un discorso di recupero in tutto. Abbiamo delle viti qua, forse addirittura sono viti di tasselli questi qua, adesso non so, li ho trovate lì nei cassetti. Viti con rondella, almeno si va, faccio vedere, anzi guarda, lo farò da qui, almeno tac, vedi che la vite rimane al di qua del busto. Perciò così che pirla. Ed ecco qua il tavolino pronto. Eccoci qua. Allora, questo qua è il retro che era finito di imbullonarci o avvitarci sopra le viti. Come vedete, come detto prima, ci sono viti di un tipo, viti dell'altro, ma non sbattibal, ovvero non mi interessa. Qua l'effetto ve l'ho rovinato. Mette il fuoco, ok. Queste sono le viti del Gorm, dell'IKEA. E qua c'è l'ultima rotella. Sempre se mette a fuoco, ok. Ecco invece come si presenta il tavolino. Come? Sì, insomma, dalla parte giusta, ecco, insomma. Non dal fondo, non da sotto. Non riesco più neanche a parlare. Ho cominciato adesso le ferie, praticamente. Comunque, questo è quanto. Adesso facciamo le fotografie e alla prossima. E premetto già che, anzi guarda, visto che è da maleducazione, è da maleducati, premetto già che i prossimi video della rubrica Fai da te la fomì, che non è francese ma è dialetto, sapete che io parlo in dialetto, i prossimi video saranno mensola, lampada e ribaltina. Poi si vedrà, poi si vedrà. Restate connessi che vedrete tutto il da farsi. Grazie dell'ascolto e alla prossima.